Giulio Gigevani, da 30 anni si parla di riforma del sistema radiotelevisivo, della governance della RAI, non è successo niente. Come può adesso il PD pretendere di cambiare qualcosa che è all'opposizione? Ma forse il PD potrebbe agire da corsaro e non più da partito di governo, come corsaro imporre in alcune precise scelte anche il punto di vista dell'opposizione. Penso soprattutto a un momento fondamentale, cioè l'elezione del presidente della RAI, il presidente del consiglio d'amministrazione. La legge richiede la maggioranza dei 2/3 e questo si discute tra i giuristi, però probabilmente in assenza della maggioranza dei 2/3, quindi in assenza della nomina del presidente, non si può nemmeno far entrare in vigore il resto del consiglio d'amministrazione. Quindi forse il PD potrebbe fare una sorta di ostruzionismo che serva a imporre al governo una riforma, seppur parziale, meno organica di quella proposta, della legge sulla formazione del CDA. Proposta ovviamente che deve andare nella direzione già indicata dal disegno di legge Gentiloni, cioè un distacco tra politica e servizio pubblico.